Buongiorno, buongiorno fiorellini, fiorelline, pure oggi. Vedete tutta campagna. Buongiorno, buongiorno fiorellini, fiorelline, pure oggi iniziamo un altro video e prima andiamo a Civita ad andare a comprare il dopo barba Guerino da Mauris. Addio, baia questo, come sempre, non so perché. Prima andiamo da Mauris e poi andiamo a Viterbo che devo portare quel foglio. E perciò prima andiamo giù qua e poi andiamo a Viterbo. Adesso andiamo a Civita, dobbiamo andare a comprare la dopobarba a Guerrino e poi riveniamo su perché Viterbo sta sopra di me, poche parole. Io mo sono da giù, sono da più lontano. E dopo ritorniamo su e vado a Viterbo che devo portare un foglio di una visita di mia figlia. E insomma sto sempre in giro, io sempre da fare, sempre con Matte, sto su queste cose, perciò vabbè, vi porto con me, intanto facciamo il video e mi fate compagnia perché io parlo, converso con voi, pure se non state con me in questo momento, però sicuro che dopo lo vedrete e sono felice, grazie chi mi guarda sempre i video e voi mi date tanta felicità, ve lo dico con tutto il mio cuore, perché quando mi commentate io sono super felice che vi faccio compagnia. Sono super felice e spero che farò sempre i migliori video. Io mi sforzo e sto cercando di parlare più italiano possibile, proprio per questo, per migliorare i video, per migliorare la capacità dell'ascolto. E comunque grazie che esistete. Ecco, fiorellini, fiorellini, sono tornata e mi vedete adesso nello schermo. E qua ci hanno avuto un incidente mortale, penso. Hanno spaccato tutto qua, poi. Ieri, penso. Perché questa strada è bruttissima. Questa strada, tanti ragazzi sono morti. E vedi, ci stanno fiori qua, fiori là, mamma mia. E insomma niente, io vi ringrazio le persone che mi guardano sempre, persone che mi guardano da quasi 5 anni, 4 anni e mezzo. E vabbè, e vi volevo dire, questo mo non lo so quando lo metto perché ce l'ho fino a 14-15 di... Però... Oggi sarebbe, non so se lo metto per domani, ma vedo. Oggi sarebbe il 6 aprile, il giorno dopo di Pasqua. E oggi mi sono pesata, dopo 2 giorni, Pasqua a Pasquetta, ho fatto come mi sono incassata. Mi sono pesata, peso 2 kg di meno. Boh, si è pesata, infatti non è possibile, la bilancia non va bene, io ho detto a Guerino. Il Guerino ha fatto, vabbè, pesa, vediamo quanto pesi. Infatti mi ha guardato lui, peso 74 kg. Peso tanto perché io dovrei pesare su 50 kg. 50-52 kg per quando sono alta. Però... non so, alta io, sono 60, 61, sì.
insomma, niente, io mi sono pesata e peso 74 kg, magari 72, ero ancora messa in casa, 74 kg, e quindi ho detto, mi peso io, vediamo, lui ci ha grassato un chilo, e ha detto, se si fa bene, ha detto, ma tu non hai mangiato quando ho mangiato io, hai mangiato poco, ha detto, pure alle feste, ha detto, ma per me ho mangiato tanto, ha detto, sì, ma non hai mangiato tanto, ho mangiato poco, e insomma, niente, è meglio così. Non mi voglio comprare, mi ha detto mia figlia, per fare più spazio dentro l'armadio, perché io non ho un armadione grande, perché il padrone non me l'ha fatto venire, c'ho armadi piccolini come avevo fatto vedere quando ho pulito, no? E lì a me, cioè, ieri dovevo andare a mia figlia, mi sono pensata, bella, però devo tirare fuori tutta la cosa per trovare, perché non stanno dentro i sacchetti, perché non c'ho spazio. Quindi voglio comprare una cosa che quando la comprerò ve la faccio vedere, che si mette dentro l'armadio, sono tutte cose quadrate, 6 quadrati grandi, che ci puoi mettere 2-3 maglioni, 2-3 magliette d'estate ci trovano meglio. Come faccio il cambiamento di stagione, e voglio comprare i sacchetti sotto vuoto per cambiare stagione. Ci metto i giacchetti, ci metto i maglioni, tutta roba così. E poi dopo, vabbè, quando rifarà freddo, rifarò la cosa. Però mi voglio comprare questo qua, li devo comprare tantissimi, perché li voglio mettere dentro l'armadio sotto, che ci puoi mettere le scarpe per esempio, più per i vestiti, perché c'è un altro armadio che ci posso mettere le scarpe. Ma comunque voglio comprarsi così, voglio comprargli 6 adesso, che risultato che costano 26,99 euro, 6, perciò non li posso comprare tanti, li posso comprare un po' più volta, poi intanto me li compro 6. Devo vedere la posta ebay quanti soldi ho dentro. Quella cosa penso che è utile. Boh, mia figlia ce l'ha sia per giocattolo che per la bambina, per tenere ordinato, però lei c'è come un cassetto, ci mette il giocattolo e poi mi dentro questo coso, sia per dentro l'armadio che ci tiene i vestiti, e lei la li tenne proprio bene, è comodissimo, poi tenne 10 kg di cose, e perciò mo me li voglio comprare, li vendere a Amazon, poi vabbè, comprare le stampella, quella lì che c'ha tanti buchi, ci metti tanti stampelli, non so, e perché se no non trovo le cose, perché io ho visto ieri che c'ho certa roba bellissima che mi sono comprata su Shein, che poi non mi posso comprare più perché non sistemo le cose che ho comprato, do che me le fa. E vabbè, io qua quando abbiamo a Civia c'avevo l'armadio bene, era tutto sistemato, trovo la roba, quello è un armadio di piccolo che non ci si mette niente dentro, perciò devo trovare questa sistemazione per mettere la cosa. Poi sto facendo un'altra cosa, sto mettendo la luce di fuori a giardino, perché quest'estate voglio comprare pure un tavolino per il giardino. Se cosa ci faccio questo giardino, lo pulisco solo, facciamo passare questo. Fa passare un signore, sta attraversando, e insomma vediamo piano piano, perché l'armadio ce l'ho, però devo sistemare dentro l'armadio, non mette qualche cosa per fa più
non scaffale, ecco, sono dei scaffaletti di ferro quadrati, non so se voi l'avete visti, non so come farveli vedere. Quello lì, quelli sono scaffaletti che ci metti i panni, ci metti le cose, e li voglio comprare, li voglio vedere, voglio ordinarli e comprarli, perché volevo fare tutto sotto vuoto, però mia figlia ha detto ma se fai tutto sotto vuoto, dopo come fai a trovare le magliette, devo mettere la maglietta, tocca fa tutto fuori e poi dopo tocca di fare un'altra volta. E invece con questo qua è uno scaffaletto, scaffale, che lo puoi mettere al bagno, lo puoi mettere in sala, lo puoi mettere dappertutto, perché è carino, ci puoi mettere, per esempio gli piace mettersi le piantine, che mette piante, metti libri, tutto. Io però a me mi serve per dentro l'armadio per mettere i panni, e mi voglio comprare per questa cosa qua. Vabbè, qua c'è Maurizio, c'è un sacco di cose per lettino fisso bianco per giardino, ma non lo so se quelli non ce l'ha di fuori, perché lui va a dormire presto. Io tante volte ci ho pure registrato fare il giardino, mi ho comprato il tavolino, però no, devo comprare dopo Barba Pecorino, poi andiamo a Viterbo. Ok, fiorellini, fiorelline, adesso andiamo a Viterbo insieme. A Viterbo, vabbè, io devo andare da l'ASL di Viterbo, devo andare a portare un foglio, e perciò devo andare là. Oh, andiamo a Viterbo. Guardate, dopo due giorni che mi sono lavato i capelli, non so se è lo shampoo o è i miei capelli naturali che stanno a crescere e allora mi si incrassano, non lo so. Mamma mia. Vabbè, mo giro, vi faccio vedere. Ok, adesso andiamo verso Viterbo, andiamo verso dove abito, perché Viterbo sta dopo fabbrica. Infatti devi andare per fabbrica per andare a Viterbo. Tanto che sta messo male stavolta. Ecco. E andiamo là, così vediamo questo portafoglio, sì, vediamo. Porto il foglio su e dopo vado a casa, vabbè. Non ci vuole da tempo, perché ci vuole un'oretta, mi sa, per arrivare su. Mezz'ora, un'ora ci vuole di sicuro. E dopo andiamo a casa. Questo foglio lo devo portare per forza. C'avevo tempo un mese. E mo vediamo. Speriamo che è aperto, questo è il dilemma. Speriamo che è aperto, perché quel foglio che mi avevano dato l'ha preso il dottore, quelli ci stava l'orario. Vediamo un po'. E non so se faccio prima a andare verso Corchiano o a andare Viterbo o fabbrica, boh, non lo so. Vabbè, c'è carabinieri qua davanti. Ok, vediamo. Ecco, infatti stiamo andando verso casa, e stiamo andando verso casa, però non vado a casa, ma vado dritta, perché devo andare a Viterbo.
portare questo foglio. Ormai ho la macchina che è a gas, e consuma poco. Consuma poco e costa poco il gas, soprattutto che costa poco. A Viterbo, quando arriveremo a Viterbo sarà al casotto. Ma i carabinieri stanno sulla carraccia, non so perché. Non so perché sta fanno sulla carraccia i carabinieri. In periodo sì, passavano sempre la carraccia perché ci stavano persone pericolose. Pensava uno che era pericoloso, allora passavano sempre alle femmine, alle ragazze, alle donne, insomma, davano fastidio, però non so. Vabbè, mo registriamo quando arriviamo sulla fabbrica, se no voi a Viterbo. Ecco, siamo arrivati a fabbrica. Non ho fatto il video proprio, stop e non li fa nessuno, come sempre, dappertutto, qua poi ancora peggio. Infatti qua mi sono venuto per addosso una volta. E qui è la strada per andare a casa, però non giriamo per casa, vi faccio vedere, ma andiamo dritti perché andiamo a Viterbo. Andiamo a Viterbo e per portare questo foglio, e vi faccio vedere pezzo per pezzo perché ci vuole mezz'ora per arrivare su. E ok, qui vi blocco un attimo, se no perdiamo tempo così. Ecco, andiamo su, andiamo, perché devo portare questo foglio. Prima sono dovuta andare a Civita per comprare dopo barba per Guerrino e adesso vado qua su. Ok, andiamo qua per andare a casa dove avevo girato. No, potevo girare nella rotonda su una strada o qua potrei girare. Però qui per esempio girare qua, invece noi andiamo dritti perché dobbiamo andare a Viterbo. Piove pure oggi, poi sta piovicicando, con la fotocamera non si vede, ma ho i vetri bagnati, sì, perché piove, che pizza. Ok, adesso andiamo qua, giriamo a destra, qua su mi hanno tamponato, mi ricordo. Ecco, giriamo qua su che andiamo a Viterbo. Andiamo a Viterbo. Questo video, vabbè, casomai taglio i pezzi della strada, è troppo lungo. Perché la strada che è lunga. Ok, andiamo su. Oggi ho rimesso il riscaldamento dentro la macchina perché l'avevo levato perché faceva caldo qualche giorno fa e oggi invece stiamo a 9 gradi e l'ho riacceso perché faceva freschetto. Ecco, fabbrica di Roma, siamo usciti. Siamo usciti da fabbrica di Roma. Vedete, tutta campagna. Sono arrivato un pezzo più su, ma tutta campagna.
giusto quando andiamo su vi faccio vedere, perché dopo quando vengo giù a stessa strada vi faccio vedere l'altra volta la stessa strada. Vedete, è tutta campagna, non ci sono case, ma solo campagna. Questa è una chiesa, c'è una questa chiesa, non so se ci abitano pure, non so, sopra forse sulla salita di qua, su stradine saranno in mezzo di case di campagna. Belle case di campagna, mi piacerebbe abitare in campagna a me. Sì, ci stanno, vedi, ma questo no, è sempre di campagna, non c'è. Hanno la campagna qua. Ecco, siamo quasi arrivati dove dobbiamo girare per andare a Viterbo e adesso giriamo per andare a Viterbo. Qua ci sta il bivio per girare a Viterbo e poi qua giù ci sta lo stop e dobbiamo girare a Carnepina, Viterbo. Io vado a Viterbo, vado a Carnepina. Siamo arrivati a Vallerano e insomma questo è un video di strada e basta, vi faccio vedere la strada Vallerano. Ecco, stiamo andando su a Viterbo. Oddio, ma si inghiozza la macchina. E qua su purtroppo dobbiamo passare dove abbiamo avuto l'incidente io, Guerino e Rachele, che avevamo la Panda e siamo venuti giù con niente, siamo ritornati senza macchina. Mamma mia, pensa come cambia le cose, vai via con la macchina e ritorni senza macchina. All'ospedale, siamo ritornati senza Guerino che stava ricoverato. Lui l'hanno dovuto ricoverare perché stava male. Che vabbè, pure io dovevo essere ricoverata, però c'avevo una figlia minorenne che periodo. Ho detto che non poteva stare da sola, vabbè, c'aveva due sorelle. Veramente per me dovevamo essere ricoverati tutti perché stavamo male tutti quanti. Ecco, questo è Viterbo, la macchina era rimasta, l'hanno portata qua a cosa? A Carnepina, qui verso Carnepina, questo usava la macchina, mi ricordo. Che la siamo andati a vedere, mi ha preso un colpo quando l'ho vista, che mi rendevo conto che era così spaccata la macchina. E niente, ma qua su vedi tutto strada, Viterbo. Quando parlo di quella volta dell'incidente mi mette tanta tristezza perché mi sono vista la morte in faccia. Ma già facevo la YouTube quel periodo, sì. 2 anni fa è successo. E so 4 anni e mezzo che faccio YouTube. Oggi è tempo brutto. Tempo brutto. Va bene, quando arriviamo un pezzo più su faccio vedere se qui a vedere sulla strada. Ecco, siamo quasi arrivati al mio posto che vi dicevo dell'incidente. E questa strada qua ve la faccio vedere mentre passiamo, però stiamo avvenendo su
non stiamo andando giù. Quando stiamo ritornando a casa. C'è la nebbia oggi, però con la fotocamera si vede poco, però c'è la nebbia. Ecco, siamo quasi arrivati lì, quel posto, diciamo, abbiamo avuto l'incidente, qui ce l'abbiamo avuto l'incidente, questo posto qua, però stavamo avvenendo su, era lì. Ok, ci vediamo più giù, perché se no voglio qui. Ecco, Fiorelli, ancora sto qua dentro la macchina, sto facendo la fila perché stiamo andando piano, perché c'è la fila delle macchine, perché per venire qua sempre super giù, sempre così. Va bene, comunque speriamo che questo dimagrimento procede nella linea giusta, perché camminare in questo periodo, poco camminare, perché si chiudono dentro casa, tutte queste cose così, e perciò niente, camminare poco. Io quando vado a camminare mi sento bene, perché sto aria aperta e perciò mi piace camminare. E va bene, comunque sto facendo la fila, mamma mia. Ancora dobbiamo arrivare a Viterbo poi, siamo vicino, quasi arrivati, però ancora dobbiamo arrivare. Ma appena andiamo dentro Viterbo siamo arrivati, perché questo ufficio dove devo andare sta lì, è appena due o tre semafori e siamo arrivati. Oggi c'ho un mal di stomaco perché io non so più a mangiare, l'insalata, gli spuntini di pacchetti creche, yogurt di soia, tutte cose che leggere. Poi mi sono accorta una cosa, che quando io mangio il pane di Viterbo, pane quelli così normali, mi fa ingrassare. Se invece io mi prendo il pane sciapo, infatti sono un po' di giorni, sì, un mesetto così, che sto comprando il pane di Terni. Lui viene da Terni e non mi ricordo di proprio da dove viene, vabbè, però sempre di Terni, e con questo non mi sta facendo dimagrire, pure mangiando pane, non so, forse la lavorazione, la cosa è diversa. Poi mi sono accorta che tante persone si mangiano questo pane, piace. Lo vendono la coppe e pure Super Conti, vabbè, e poi lo vendono pure dove andiamo a fare la spesa, però dove andiamo a fare la spesa costa di più della coppe, e allora io penso che mi conviene comprarlo alla coppe, perché costa molto di meno alla coppe. A me non mi piace il pane di qua, mi piace il pane di Terni. Infatti tante volte me lo sono fatto pure da sola, perché a me mi piace il pane sciapo. A Terni ci sta pure il pane salato, però a me mi piace il pane sciapo, non mi piace il pane salato. E perciò questo pane sciapo, perché il sale trattiene i liquidi, se non lo sapete. Io quando facevo la dieta l'altra volta, oddio, mi sono la mano là, quando io ho fatto la dieta l'altra volta mangiavo pure senza sale, perché i liquidi trattengono tanto, perché io già trattengo tanti liquidi, infatti mi prendo quella cosa che vi ho fatto vedere una volta da erberseria che avevo comprato, quello lì io
lo dovrei prendere tutti i giorni, però quando non esco da casa, perché meglio qua la caserma. La caserma o la prigione, non mi ricordo più. E non lo posso prendere tutti i giorni, per esempio se lo prendevo adesso non potevo uscire da casa, perché è per liquidi. E insomma niente, prendo pure quelli e poi prendo, vado a camminare, speriamo che ci fanno uscire a camminare. Oggi siamo a zona gialla qua, il giorno dopo di Pasqua, sta zona gialla e Lazio, e vediamo bene. E niente, adesso stiamo andando giù. Mamma mia, c'è traffico già a quest'ora, tra le 10 e 6. Ah, bene, stanno facendo i lavori e c'è un semaforo. Bene. Ok, ci siamo fermati perché stanno tagliando gli alberi. Va bene. Ok, siamo ripartiti e mo giro la fotocamera perché qua siamo in città. Stanno facendo i lavori, vedi? Stanno tagliando le piante. Il mio vicino oggi mi ha detto che andava in comune per fare levare gli alberi, perché era un signore più su, gli si è cascato giù un muro, ha detto, perché le radici di questi alberi sono camminate, sono camminate fino sotto il muro, si è rotto il muro. Allora da noi si sta a rompere lo scalino. La fotocamera, perché si vede la targa, infatti l'avrò pure già levata quel pezzo della targa delle macchine per privacy della gente. Ma andava per traversa saliva. Stavo dicendo che boh, il vicino mio va in comune perché per fare levare questi alberi sugli scalini, perché le radici di questi alberi stanno rovinando tutto lo scalino di fuori di casa, che poi ce l'abbiamo solo a parte dove abito io, a parte quelli davanti non ce l'hanno i scalini. È così, va bene. Ok, fra un po' giriamo la fotocamera che vanno via le macchine qua davanti, che se no si mette la targa. Ok, ecco, stiamo andando giù e blocco un attimo prima di avvicinare alla macchina. Qua c'è l'università, mi sa. Devo fare un altro albero, dopo devo rifare la strada in Ferza, devo fare al contrario la strada, e perciò tocca fare al contrario dopo, perché siamo quasi arrivati, poi sperando che si trova parcheggio, perché l'altra volta che ho portato a fare la visita non si è trovato parcheggio. Speriamo che sono aperti quegli uffici che devo portare, perché non so che giorno era. E vabbè, comunque fa caldo, ho acceso il riscaldamento ma fa caldo, prima c'era freschetto ma fa caldo. Qua stanno tutti con maglioni, con giacchetti.
gli stop non esistono da nessuna parte. Guarda che fila, la vedete che fila di macchine? Ora la blocco un attimo, se no vedi la targa davanti. Bella, giro verso di me perché c'è l'ultimo semaforo lì, sperando che si trova parcheggio lì dentro, quei parcheggi lì, sennò sono tutti a pagamento. Vediamo che questo foglio posso pure lasciarlo. Sto facendo il semaforo. Vediamo se troviamo il parcheggio. Vabbè, ci vediamo a piedi. Adesso mi sono messa la mascherina perché sono uscita e vediamo quando scatta il semaforo per attraversare. Ok, andiamo, attraversiamo. Sulle righe sto, attraversiamo. Guarda che traffico che c'è qua. Speriamo bene. Attraversiamo. E andiamo là, questo ufficio, per consegnare questo certificato. Adesso vediamo se è chiuso il cancello, però andiamo qua, devo consegnare il foglio. Sono andata a comprare una penna perché devo scrivere qui e devo imbucare e metterli da loro perché non si può entrare e devo mettere la lettera e andarmene. Vabbè, non che il foglio che l'hai consegnato, però ha detto vabbè, non me lo consegni, lo metti lì dietro. Vabbè, comunque devo scrivere chi è il numero di telefono. Vabbè. E insomma niente, la Croce Rossa, mo lo devo scrivere, metto il mio numero di telefono e basta, scrivo vabbè di chi è il documento e poi lo do chiudere e lo do un buco lì. Mi sono dovuta comprare la penna, vabbè che a me mi servono le penne, però neanche una penna c'aveva. Vabbè, lì che non c'hanno una penna non ci credo, mo mi metto un attimo dentro la macchina perché devo scrivere, dopo scritto devo riscendere per portargliela, insomma 3.000 giri che fanno fa. Ok, guarda, scriverà poi andiamo a portarla. Ho fatto, io l'ho consegnato e adesso ci vediamo a casa perché facciamo un vlog così oggi. Ciao fiorellini, vi amo. B, ciao. Registro perché la sala è sempre uguale, all'incontrario però è uguale. Ok? Ciao, dopo, quando stiamo a casa. Ciao. Ecco fiorellini e fioreline, il video era finito così e spero che vi è piaciuto. Era solo di questa mattina e niente, adesso vi posso lasciare, qua tira tantissimo vento. Guardate. Ora vi faccio vedere, questa tenda la vorrò cambiare, io sto cambiando piano piano, prima la copertura del tavolino, i cuscini, adesso piano piano cambierò pure questa tenda. Guardate che vento che tira oggi!
Non so se si vede. Si è fatto notte. E va bene. Ti lamento. Ti lamento sempre perché siamo sotto Viterbo, che di solito a Viterbo nevica e perciò fa sempre un po' freschetto. Oggi ho comprato questa acqua e buona, è di Terni. Vorrò imbiancare, ma vediamo se questo anno riusciamo a un po' a imbiancare qua a casa. Mi piacerebbe imbiancare, vabbè, questa l'ho imbiancata quando sono venuta a abitare qua, mi piacerebbe dare una biancatina, vediamo se riusciamo a imbiancare. Per rinfrescare un po' la stanza così, poi imbiancare tutta casa è una grande spesa perché questo è 175 metri. In bianco le stanze che non ci sono i cani, come il corridoio e il bagno, mi piacerebbe in camera mia e cucina e cucinino. Pure se lo faccio bianco, comunque questo era mezzo gialletto, ma già, perché è sporco, non era bianco, era mezzo giallo. A me mi piacerebbe che lo faremo proprio giallo come ce l'avevo a casa dove abitavo. Mi piacerebbe tanto. E vabbè, vediamo. Se imbianchiamo, voi lo saprete perché ve lo faccio vedere. Ok, io adesso vi posso lasciare perché finisco per questo video. Spero che vi è piaciuto, vi ho fatto compagnia. E ciao, al prossimo video! Mega bacio!